Lo sai che tutto è possibile se lo vuoi davvero? Non ci credi? Prova a pensarci. Steve Jobs è partito da un garage. Ferruccio Lamborghini prima aggiustava trattori. Beh, sai questi personaggi che cosa hanno in comune? Loro non hanno mai smesso di credere in se stessi e nei loro sogni. Facile. Se vuoi ti faccio un altro esempio. Di sicuro conoscerai Jim Carrey, l'attore. Lui stesso racconta che quando non era ancora famoso, visualizzava costantemente il suo futuro. Immaginava di essere una star ingaggiata per super produzioni di Hollywood. Immaginava i ruoli stupendi che gli avrebbero offerto e i viaggi stupendi che avrebbe fatto grazie a queste produzioni. Se pensi che questo sia semplicemente uno stupido giochino, ti sbagli di grosso. La mente, infatti, è l'arma più potente che abbiamo. E se siamo in grado di allinearla con le nostre aspirazioni, può accadere qualcosa di incredibile. Ma torniamo un secondo a Jim Carrey. Lui stesso racconta che un giorno si trova sulle colline di Hollywood e quel giorno si staccò un assegno post datato di 5 anni, un assegno da ben 10 milioni di dollari. Col tempo quell'assegno si consumava nel suo portafoglio, ma nel frattempo lui stava cominciando a lavorare sempre di più, in ruoli sempre più importanti, ma nonostante ciò non era ancora riuscito a sfondare. Lui però continuò a lottare per raggiungere il suo traguardo, fino agli ultimi giorni. E proprio quando ogni sogno sembrava sgretolarsi davanti a lui, ecco che arrivò l'occasione. The Mask, un film che ebbe un successo incredibile. E indovina un po', un ingaggio per lui di 10 milioni di dollari. Incredibile, vero? Beh, tutto ciò potrà sembrarti una semplice storiella, ma ci fa capire che non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni e in se stessi. Ricordati sempre che le cose belle capitano a chi ci crede. Quelle ancora più belle capitano a chi è paziente. Ma le cose migliori capitano a chi non si arrende mai. Al prossimo video!